Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, della sacrestia antica, per raccontarvi quanto accadde ad un parrocchiano di Padre Pio. Quest'uomo aveva un terribile mal di denti. La moglie, nonostante le sue preghiere, chiedeva anche a lui: prega, ecco, affidati anche a Padre Pio affinché questo forte mal di denti, nonostante tutte le terapie, passi. Quest'uomo non ne voleva capire, infatti disse alla moglie: ma che vai a pensare alla preghiera in questo momento di sofferenza? Qui ci vogliono le medicine, medicine buone, altro che Padre Pio. Prese una scarpa, si tolse la sua scarpa e la lanciò contro il quadro di Padre Pio che avevano nel loro soggiorno. Passarono diversi mesi, lui era sempre titubante, nei confronti di Dio, nei confronti della Chiesa, ma la moglie riuscì a convincere il marito a salire qui, venire qui in convento. E quel giorno lui riuscì anche a confessarsi, venne qui, incontrò Padre Pio, gli elencò tutti i suoi peccati a Padre Pio e poi, quasi al termine, Padre Pio con il suo classico sorriso disse: bene, hai elencato tutto, ma forse ti manca qualcosa. E lui, intimorito, disse: no, padre, io ho elencato tutti i miei peccati. E quella scarpa in faccia che mi hai lanciato, non te la ricordi? E lui lì rimase pietrificato, come ad esempio accadde anche ad una donna che venne a confessarsi qui, nella chiesetta antica, nel confessionale della chiesa. Beh, questa donna soffriva di una forte emicrania. E si affidò a Padre Pio, si affidò a lui, alle sue preghiere, e ogni sera gli chiedeva l'intercessione, tant'è vero che prese una sua piccola immaginetta e la mise sotto il cuscino. Ma l'emicrania non passava, nonostante le sue preghiere, tant'è vero che un giorno lei si alzò dal letto e disse: basta, non ce la faccio più, Padre Pio, tu non mi vuoi aiutare. Prese l'immaginetta di Padre Pio e la mise sotto il materasso. Ecco. Lì starei meglio. Beh, sta di fatto che nei suoi continui pellegrinaggi qui a San Giovanni Rotondo, quando arrivò subito dopo, si andò a confessare e Padre Pio non la fece neanche avvicinare al confessionale. Lei, mentre si stava inginocchiando, aprì lo sportello, la guardò, la fissò intensamente e ha sbattuto immediatamente con una certa forza lo sportello. Al che la donna rimase lì pietrificata, tutti la guardavano, soprattutto le donne, perché Padre Pio confessava le donne in chiesetta, al che Padre Pio poi riaprì lo sportello e sorrise. Beh, non ti è piaciuta questa sportellata? E anche a me non è piaciuto stare sotto il materasso.